Momenti di paura intorno alle ore 13 oggi a Caltanissetta in via Amico Valenti, dove un furgone, per cause ancora in corso di accertamenti, è andato a fuoco e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco scongiurando il peggio. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte anteriore del mezzo, in sosta all'inizio della via, a due passi dalla via Borremans. Le fiamme si sono divampate provocando un'enorme nube nera, bruciacchiando la pensilina di un negozio lì vicino. Solo un grande spavento per il conducente del furgone e per i negozianti della via che hanno vissuto questi momenti di terrore e paura.